Eccoci qua, buongiorno. Siamo al Museo Accademia Vitti. Perché? Perché il caro amico, vincitore del premio della Laboris 2023, c'ha una sua mostra pittorica. Jerry De Luca. Jerry, allora, stai a casa tua, di solito hai sempre fatto mostre ovunque. A casa tua credo la prima volta. No, altre volte. Però permanente così tanto... Più di 20 anni fa, permanente sì. Però ci tenevi in modo particolare stare qua. Buongiorno! Buongiorno! Ecco il padrone di casa! Io sono il direttore del museo. Come stai? Il lungimirante che ha riportato la memoria. Cesare? Erario. Insomma, ospitale. Eccoci qua, amico il museo Accademia Vitti, aperto dal 2013. Nel mese di luglio, nel mese di agosto, nel mese di settembre 2024 ospita l'artista Jerry De Luca. Da qualche anno diamo la possibilità agli artisti di esporre in questa sala all'interno del museo, in modo tale che rimane vivo, rimane movimento, laboratorio culturale. Cultura. Sabato anche presenteremo un libro. Che libro? Il seme nel deserto di Mario Marcantuoni, questo libro qua, eccolo qui. E quindi è un modo per fare un po' di cultura, per stare insieme. Quindi poi posso anche dirti di presentare il libro per la nostra associazione? Come no, con molto piacere, a disposizione. Finita questa chiacchierata ti dico... Prego. Prego. Ah, ecco la mano di Jerry, non si smentisce mai. Ormai è un segno di fabbrica. Jerry, che mi dici qua? Che cosa, quanti quadri hai messo in esposizione? Forse 22. 22? Non pochi. Qui questi primi che cosa rappresentano? Sono percorsi di vita e esperienza del vissuto. Tuo, quindi, che hai messo... In ogni quadro. Quindi praticamente la tua vita che narri con i... con la pittura mimetizzata nel paesaggio in ogni situazione che può sembrare solo esteriore. Quindi qui parliamo, che fase della tua vita si può dire, o in ordine sparso? Non c'è una linearità, c'è un percorso della tua vita, oppure hai messo in ordine sparso? Io non sono un artista seriale. Io non... Quindi qui ci possono stare 20 anni, 40, come i 60, certo, messi insieme. Ogni quadro è un pezzo... Però è messo in ordine spazio... E a cui sono particolarmente affezionato. Sì, quello che volevo dire. C'è un percorso che della fascia della tua età, oppure posso stare il settantenne come il trentenne? No, io di solito affianco il quadro più antico anche a quelli più recenti. Ah, quindi metti tu, fai in ordine e spazio. E lascio il pubblico. Quindi solo... fino a quando sarai qui? Eh? Fino a quando sarai qui? 30 settembre. Ah, quindi un mese e mezzo, quasi due. Sì. Proseguiamo? Sì. Bellissimo questo. Questo, il titolo, Esodo Globale. Dedicato alla tragedia delle migrazioni che ha riguardato sempre tutti i poveri nel mondo, e, però con vissuta con la speranza, perché se tu guardi queste figurine hai quasi l'impressione di vivere la gioia della speranza. Jerry, e questo pure è molto bello. Questo è dedicato a mia madre, quando è morta. È vissuta gli ultimi 12 anni con mia sorella a Gaeta. Ah, e quindi lei stava sempre sul mare. È affezionatissima al mare, passava... proprio quasi, non dico tutta la giornata, ma tre quarti di giornata a mare con un libro, leggendo o guardando il mare. Questo spazio che qui
fa pensare al cielo, in effetti è proprio il cielo, cioè uno spazio, una dimensione che non è più quella terrena. Quindi già proiettata verso l'aldilà. Certo. Verso il mondo dei giusti. Diciamo che tua madre era... Gerry, parliamo un attimo. Tua madre era di Torre Annunziata. Torre del Greco. Torre del Greco, sbagliato. Quindi era torrese, quindi napoletana di origine. Sì, sì. Mentre papà siciliano. Papà siciliano. E tu, sensibilità culturali enormi entrambi. Sì, sì. Che ti hanno lasciato nella pittura e nella musica. Papà è un clarinettista poi. Quindi come mai poi ti sei trovato a dipingere? È facile che un figlio di un musicista possa continuare nella musica, ma invece come pittura... Ho cominciato a 16 anni, parallelamente alla chitarra, che era lo strumento più economico all'epoca, con un metodo. Diciamo che tu sei la generazione... Cominciavi a studiare, diciamo che tu appartieni per conto proprio, le armonie. Appartieni alla generazione 60, e, di Puzzo. Di lì la passione del creare pure con la musica. Tu appartieni alla generazione degli anni 60, di Woodstock, senza fare uso di sostanze su stupefacenti, certo, però. Certo. È stata una cosa particolare. Questo pure è molto bello. Questo, quasi l'ultimo. Il titolo di questo è... La leggerezza del paesaggio ed il peso della luce. Pure qua nel paesaggio è nascosta tanto altro. Questo pure è un piccolino, è molto particolare questo. Vedo così molti colori accesi, ma non soltanto. Questi sono ultimi. Io ho visto, questi veramente usi in maniera alternativa colori vivi, accesi, ma anche colori più tenui, più, quindi come se fossero stagionali, insomma. Ma soprattutto c'era una costante, non dico di ribellione, ma di reazione al cliché. L'anticonformismo. Avrei potuto sfruttare qualcosa che poteva essere una trovata, ma non l'ho mai ripetuta perché mi sembrava speculativo. Questo invece è la tua gioventù. Questo è il viaggio a Londra. Perché la moto? Il primo viaggio a Londra. Perché la moto? Perché nel 69 ho conosciuto questa splendida persona con cui ho avuto una storia lunga e mi parlava sempre del suo senso di libertà quando stava in motocicletta. Un anno prima di questa esperienza, due anni prima, io avevo avuto una bruttissima esperienza con la motocicletta, con un amico. Abbiamo avuto un incidente stradale gravissimo. Vivi per miracolo, quindi per dirtela sul mio rapporto verso la motocicletta, ma la persona è stata superiore a tutto e il suo amore per la motocicletta è stato rappresentato qui, e questo cielo che per l'epoca poteva essere un'innovazione è l'emozione provata con la città di Londra, che è una città antica ma moderna. Diciamo che c'è anche la metafora della libertà che viene sempre rappresentata con la moto, però con la moto ti può anche dire che la cattiva gestione della libertà molte volte ti porta anche a brutte cose. La libertà è anche responsabilità. Perché poi molti confondono la libertà con libertinaggio, che è un'altra cosa. Certo. La moto è una metafora giusta, perché poi quando sei in moto sei libero, senti libero, però se non la governi non va bene. Quindi anche la libertà è un qualcosa però, che va gestita e va governata, mai subirla. Secondo me questo concetto di libertà è stato travisato. È stato manipolato dall'industria, che ha imposto
sul mercato popolare mostri di motori e di motociclette che dovrebbero, secondo me, solo essere usate in pista. Il problema è un altro, io parlavo, questo è vero, ma è anche la questione della metafora della libertà, che tu mi insegni che la libertà, certo, gestita male diventa un difetto e diventa anche un pericolo. Quindi libertà deve essere sempre affiancata alla parola responsabilità, secondo il mio modesto avviso. E la motocicletta è qualcosa che veramente fotografa questo mio pensiero, senza, con falsa modestia. Perché di spalle l'hai messa questa ragazza? Probabilmente così. Verso quella luna che... Ah, ho capito. Qui invece, qui, questo qua questo, invece... Questo è il titolo... Autunnale, no? Mi sbaglio. Il titolo di questo è Il sogno. Risale al periodo del mio fidanzamento con mia moglie, che ha coinciso con un periodo discretamente lungo di disoccupazione mia. Ho stravolto così, naturalmente, il paesaggio, perché passeggiavamo lungo le sponde del Melfa. Quindi io ho cambiato questo paesaggio e l'ho reso quasi napoletano autunnale. Poi, quando facevamo questa passeggiata, arrivavamo vicino a questa casa, mia moglie, che aspettava che il principe gli risolvesse i problemi, guardava quasi impettita verso la casa, intesa sicuramente come futuro. Io, che sapevo che non poteva essere ancora, non guardavo la casa, guardavo lei e mi giustificavo dell'impossibilità della realizzazione del sogno. Questo invece è il cammino. Chi è quella donna? È dedicato a mia moglie. A mia moglie, al suo carattere, ai suoi pensieri. Questo. Qui un'altra volta è un fiume. Questo è una foce. È nato pensando a Posta Fibreno, che è un posto che frequento da sempre e dove ho fatto terapia personale contro il grande male. La brutta bestia. E dopo averlo finito, io lo riguardavo sempre e mi meravigliavo di questa chiusura, di questo piccolo ponte e chiusura, e mi chiedevo perché avessi chiuso l'orizzonte, cosa che nei miei quadri non succede. Diversi anni dopo, camminando sulla passerella che affaccia sul lago, a un certo punto sono rimasto fulminato dall'immagine di tutte le gallinelle, le anatre che stavano qui, in corrispondenza di un piccolo ponte che era un'altra passerella dalla parte opposta. Immediatamente ho detto: ecco da dove è venuto il quadro. Però nel quadro c'è la mia famiglia originaria, mia madre, mio padre, mia sorella, mio fratello, mio fratello, mio fratello. Quindi la famiglia De Luca. Questo invece è un buon... Questo è dedicato a Atina, ma si intitola Atina ieri, perché è chiaramente riportato ad un'epoca in cui il valore storico del paese era superiore. Sì. Vabbè, lo specchio dell'Occidente oggi che è cambiato. Quello invece è tempesta. Quando per la prima volta sono uscito abbastanza fuori dal grande male,
e la navicella sta a significare, anche se lascia indietro la tempesta, il buio, va verso la luce, quindi verso la speranza. La natura è sempre presente nei tuoi quadri. Questo è il primo quadro, lo porto sempre per così. Per un cioè, questo è il primissimo quadro che hai fatto? L'ho fatto nel 1964, avevo 16 anni, ripreso da un quadro esistente, ma già a 16 anni mi sono ribellato al fatto di doverlo un po' copiare, no? E allora ho cambiato tutta una parte. Vabbè, però sai, all'inizio così sì, si fa, funziona così. Qua invece... Questa è natura, ma in questa natura... 1, 2, 3, 4, 5. Quattro fratelli e una sorella. Quindi i cinque figli. Qui invece... Questo è dedicato proprio alla pace e alla luce. Questo pure è molto bello. Spiego questo se vuoi. Certo. Allora, il titolo di questo è Pensieri di un brigante solitario. mi dà la sensazione di un brigante sconfitto ma non perdente. Solitario, sconfitto. Riflessivo. Che, sconfitto ma non perdente. Che guarda il mondo, ma si rende conto di essere solo pure. Sconfitto sì, perdente no, ma infatti se ancora dopo due secoli viene sempre fuori, anzi più virulento e più più vitale di prima, quel fenomeno che abbiamo avuto dal 99 alla prima guerra mondiale, vuol dire che è veramente stato difficile pensare di poter, è stato azzardato, è stato anche presuntuoso pensare di poter cancellare quel periodo storico. Come dico sempre, sconfitti sì, ma perdenti mai. E questo quadro, certo. Secondo me, questo quadro rispecchia perfettamente questo mio pensiero. Qui invece? Qui ancora l'elemento della famiglia nel paesaggio. Il titolo di questo è Paesaggio con dentro lei, ma non solo. Lei sta qui, non solo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la mia famiglia originale, genitori e 5 figli. Questo invece? Questo è dedicato a mia moglie e l'ho chiamato Le tre età di Yvonne. Vedo che tua moglie la raffiguri sempre in maniera molto raffinata, molto elegante. Ma perché lo è? Molto, molto particolare, sempre in un certo modo. Poi ci sono momenti in cui non si è completamente raffinato, ma penso che accada in tutte le famiglie. Forse se cominciamo a vedere noi come siamo poco raffinati. Qui invece questa è un bascello. Il titolo di questo è il mono, legato ad un'atmosfera probabilmente di fine 800 a cui sono molto legato. E quest'altro invece? Questo è una macchina, automobile. È dedicato lo stesso all'esperienza a Londra, perché avevo un amico che aveva una Morgan e qualche volta me l'ha prestata. Io stavo con una 500, quindi era un'esperienza super. Chiudiamo con questo, il mulino. Questo, anche questa per me è la conferma del valore identitario che credo ci sia nei lavori, perché come hai visto di là c'è il paesaggio inglese. La tua vita. Ma questo non preso da una cartolina, perché sono stato vicino a qualche mulino. Ho capito, diciamo... Proprio in Inghilterra. Diciamo... Quindi l'ho vissuto, l'ho memorizzato e poi è venuto fuori. Allora, diciamo con i nostri... Magari gli ho dato colori per un abbinamento subconscio,
gli ho dato colori dove il giallo ha un'importanza che ci ricorda l'Olanda. Non partecipo a salotti, non seguo mercato e non mi preoccupo di tutto questo. Allora, diciamo subito, emerge proprio anche l'attaccamento al tuo territorio. Sei sempre arrabbiato col territorio di Atina, della Val di Comino, però alla fine c'è questo attaccamento, sì, questo cordone ombelicale morboso che ti... Il territorio è bello, andrebbe valorizzato meglio. Però questo, la cosa è certa, c'è l'amore per questa tua... Sì, sì, sono vissuto qua. Quindi... Hai avuto tante possibilità di andare via, ma alla fine qua sei rimasto. Sì. Quindi, va bene, Jerry, io ti ringrazio di questa tua panoramica. Io ringrazio te. Ringrazio per queste due piccole spiegazioni e... Ci hai spiegato che questi quadri, usando pure frasi fatte, ma non importa se sono, se sono funzionali a far capire il concetto, sono quadri che hanno un'anima, un cuore e non sono fini a se stessi. Sono, è la vita di Jerry, la soddisfazione, ma anche la vita di una famiglia. È che arrivino, se arrivano a toccare... L'artista è soddisfatto. Non è nemmeno un caso che sei membro dell'associazione identitaria Alta, certo, Terra di Lavoro, certo, perché l'identità e tradizione insieme alla fede è forse l'unica cosa che ci potrà salvare. Grazie, grazie, grazie di tutto. Claudio. Grazie. Oh, non fare il fatto padrone di casa, ti piacciono i quadri di gente? I quadri sono bellissimi, vi aspettiamo, siamo qui aperti dalla mattina alle 10:30 fino alle 6:30, 7 di pomeriggio. Tutto il mese di agosto, tutto il mese di settembre, e appello anche ad altri artisti che volessero esporre per l'anno prossimo. C'è la possibilità per chi vuole presentare qualche libro, per chi vuole fare attività culturale, noi siamo qui a disposizione. Va bene, io... Grazie, vi aspettiamo, grazie, al Museo Accademia Vitti di Atina. Grazie, grazie, grazie.